Ha preso avvio sabato 8 luglio la kermesse organizzata dal comune di Vibonati, Il Protagonista, un salottino culturale che, con cadenza settimanale durante i mesi di luglio ed agosto, vedrà succedersi sul palco della suggestiva frazione rivierasca di Villammare importanti ospiti del mondo dello sport, del giornalismo, della moda, della cultura, del food e della TV. Il primo appuntamento, dedicato allo sport e ai valori che esso racchiude, ha visto protagonisti, è il caso di dire, Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica e mondiale di scherma, Franco Porzio, campione olimpionico di pallanuoto e attualmente consigliere regionale per lo sport, il vicepresidente del CONI Campania Matteo Tuori, già presidente di Federscherma, ed Enzo Faccenda, presidente della FIGC Salerno. La prima serata abbiamo dato la precedenza a questo segmento di questo tema più vasto, che ha a che fare appunto con il protagonista, ma protagonista in senso lato, cioè qualsiasi iniziativa che nel corso di quest'estate noi, come abbiamo messo in campo, realizzeremo, hanno tutto il comune obiettivo quello di raccontare il territorio, perché questo territorio possa essere bene e meglio conosciuto e che possa offrire sempre di più le ragioni della sua attrattività e quindi della presenza sempre più crescente di coloro i quali eleggono come luogo delle proprie ferie estive il comune di Vibonati e Villammare. Valentina Vezzali, l'azzurra più titolata dello sport italiano. 9 medaglie olimpiche, 5 individuali, 25 mondiali, 24 europee e il premio, il protagonista che il comune di Vibonati ha voluto attribuirle. Sono felicissima di essere qui a Vibonati, una bellissima realtà, ho girato il mondo, ho conosciuto tutti i continenti che ci rappresentano, ma devo dire che alcuni angoli della nostra Italia ancora sono da scoprire, una bellissima realtà che andrebbe valorizzata. E perché no attraverso lo sport? Io credo che lo sport e il turismo possano rappresentare un bel binomio vincente. Quindi è la sua prima volta nel Cilento? La mia prima volta nel Cilento, la prima volta a Villammare di Vibonati ed è stata una piacevolissima sorpresa. Ecco, parlavamo di sport. Quanto è importante lo sport, soprattutto nella scuola, i valori che esso racchiude? Lo sport ha un'enorme valenza sotto tantissimi profili e dal 2013, da quando è cominciata la mia attività parlamentare, sto cercando di portare avanti la battaglia che vuole vedere l'insegnante di scienze motorie a partire dalla scuola primaria stabilizzato. Credo che sia fondamentale per i nostri ragazzi poter imparare a conoscere il proprio corpo sin da piccolini, per me addirittura a partire dalla scuola materna. Ne era Vibonati? Assolutamente sì, e io mi auguro che questa realtà possa diventare ancora più turistica e credo che l'Italia dovrebbe conoscerla e se la conosci io credo che poi verrebbero tantissime persone. La serata, magistralmente condotta dalla giornalista Carmela Santi, piacevolmente interessante, ha permesso alle tantissime persone presenti in piazza di interagire con gli illustri ospiti e di conoscere meglio non solo il loro brillante curriculum sportivo, ma soprattutto il loro lato umano. Ospiti che, emozionati e fieri, sono stati insigniti del trofeo Il Protagonista Sport 2017, concedendo al pubblico anche una divertente performance. Prossimo appuntamento con il protagonista giornalismo e legalità, martedì 11 luglio. Ad essere premiati questa volta saranno il procuratore della Repubblica di Lagonegro Vittorio Russo e la giornalista di Re 1 Flavia Lorenzoni.